Squarcia l'inganno, dove farai io fino con il suggeritore in primo piano. Sul palcoscenico della Piccola Scala sta nascendo già il secondo spettacolo della stagione. Si prova al piano Lohengrin, che sarà cantato in italiano. Ecco sul palcoscenico il maestro Antonino Votto, che dirigerà l'opera, e gli interpreti Marcella Pobbe, Mario Del Monaco, Nicola Zaccaria, Anselmo Colzani e il regista Mario Frigerio. Ma io ne ho della pazienza. Allora, vai dall'attacco, dall'attacco. Ma si può mettere qualche... Tesoro, abbiamo già nell'orchestra le parti per far suonare gli strumentini in questo momento, però Riccardo Wagner l'ha immaginato senza strumenti. Riccardo Wagner non cantava lui, però, questa è la... Un momento, un momento, adesso poi mi fate dire delle cose aspre, eh? Perché dico che quando si dispone di grandi valori vocali internazionali, dai... Quando si è, non si ha bisogno di ricorrere ai palliativi, incendiati. Oh, ecco, perché finché... Ah, siamo d'accordo, sì. Vero, eh? Bravo. Specialmente parla con un vecchio cantante di cappella, perché io ho cantato a Bezzi 8 anni, maestro, in chiesa. E allora bravo, quindi, e allora comincia a cappellare qui. Dovrebbe essere il mio... Il allora, metti su il cappello e andiamo avanti, vai. Perché allora dico, è inutile avere dei grossi calibri se devo ricorrere alle piccole cose, al Flaubert. Adesso se dovete essere atomici anche voi, Sputnik, tutti Sputnik. Allè, andiamo, un'altra volta e poi lascio l'amico Frigerio a lavorare. Squarcia, da lì. Squarcia d'inganno il triste me. Credete che terminate le prove con gli artisti sul palcoscenico della Scala torni la calma? Niente affatto. Comincia adesso il lavoro del preziosissimo Chiodi e dei suoi macchinisti. Chiodi dirige i cambiamenti di scena come il capitano di una nave su un ponte di comando.